Ciao ragazzi, qua il Ghost Hunters Team Italia e siamo al manicomio di Mombello. Abbiamo un po' di ospiti. Daniele, okay. Marco, Silva e Davide. Ragazzi, il K2 è già acceso. Un po' di luce. Questo è il bagno. È un bagno, sì. Sono i bagni questi. È un bagnetto. Quello che resta di un bagno. Esatto. Qua c'è un'altra entrata, Marco. Sì. Questo numero ormai l'abbiamo visto in ogni... Non mi hanno. Raga, K2 per ora niente. Ragazzi, classiche finestre di Mombello. Mamma mia, raga, è buissimo qua. Rumore? Hai torcia tu che c'è la potente? Ah, sentito un rumore. Ma che brutto là sopra. Grazie. Ah, sì, ah, sì. C'è qualcuno qui con noi? Vuoi far illuminare il K2? Questo strumento qui in mano? Prendete energia dagli strumenti, non da noi. Esatto. Soprattutto dal K2. Niente. E c'è qualcuno qui con noi per far illuminare questo strumento qui in mano? No, vabbè. No, eccoli dove sono. Per adesso mi sento, cioè, non sento pressione, non sento nulla di che, anzi, mi sembra... Questo mette un po' d'ansia, però. Vabbè, un piccolo, ma... Raga, guardate sto corridoio. Così, tutto così, eh. Oh, devi stare. Adesso. Guarda, c'è una scritta Chernobyl. Chernobyl? Cioè, 666 e Chernobyl, una cosa incredibile. Wow. K2 niente? No, per ora adesso no. Fuori si era illuminato, però non penso sia una roba elettrica fuori, perché... Ok ragazzi, stiamo continuando l'esplorazione di questo reparto. Qui c'è una... un po' ansiogena sta roba. Sembra... Oh Gesù, c'è un letto qua. Oddio, un attimo mi sono preso male perché avevo visto, guarda, sembra che c'era qualcuno. Sì, sì, è brutto. È una roba un po' brutta. Aspetta, illumina così, bravo. Raga, c'è un occhio bruttissimo. C'è qualcuno qui con noi? Ti va di comunicare facendo accendere questo strumento che hai in mano? Si chiama K2. No, stavo un attimo stimolando, vedere se stimolare se funzionava. Che miseria, guardate quei vetri. Lì devi stare attento, infatti l'ho lavorato. Qua c'è una porta, occhio. Ragazzi, siamo completamente al buio. Vi faccio vedere cosa vediamo senza l'infrarosso. Lasciate perdere le torce, però. Completamente buio il posto. Ciao Marco. Madonna, a voi si accese il K2?
Per ora nulla. Poi sono tutte queste sblatteri a terra. È un po' schifoso, sì. Sì, qui qualcuno si è dato da fare. C'è qualcuno qui? Puoi illuminare questo strumento che ho in mano? Ti va di comunicare? Tu nulla. Entrega, per ora tutto tranquillo, tutto tace. Raga, a volte inquadro per terra perché devo vedere dove vado, perché è completamente buio. Per ora tutto tace, il capo 2 è proprio zero. Questo qua cos'era secondo te? Tipo stanze? Questi. Non lo so. Cioè, secondo me non erano pazienti qua dentro. Poi... Non so, io perché non sono stanze, mi sembrano stanze di dentro, perché erano ambulatori questi. Ah. Perché qui non ci sono prese di corrente dove mettere i letti. Appunto anche. Raga, qua sicuramente ci sono ricollegati. C'è una finestra che mette un'ansia. Non so perché, raga. Beh, le finestre mettono ansia, non so perché. Perché? Non lo so. Anche a Villa dei Vecchi era lo stesso. Te posso dare? Sì, sì. Sto cercando di mettere su. Guarda la vegetazione come è entrata qui. Le scale. Mamma mia, le scale. Dove ci voglio andare? Ragazzi, siamo arrivati alle scale. Li avevamo visto da lontano prima, però per ora non ci andiamo. C'è un cavallo a dondolo, raga, come se il resto non fosse inquietante. C'è una bella bellissima, mi danno sotto, qui è qualcuno che si è seduto sopra per fare la foto, sicuro si vede la gamba sbronzata. Ma qualche segnale è K2? No. Zero. 0-0 proprio. C'è qualcuno qui? Puoi fare illuminare questo strumento che ho in mano? Sì, perché il reparto è quadrato, è a forma di quadrato, quindi abbiamo fatto il giro. No, abbiamo fatto il giro là dove siamo passati prima. Ragazzi, c'è stato un rumore di là. No, ma tipo, boom, tipo come se qualcuno beccasse tipo sto legnato, così. Ma forte, eh? C'è Ciao. Qualcuno? Non vogliamo farti del male. Vogliamo solo comunicare con te. Per capire un po' che è successo. Se ci vuoi raccontare la tua storia. Se vuoi stare con noi per farci compagnia, basta che illumini questo aggeggio che hai in mano, che ti illumino adesso. Questo qua, il K2, basta che tocchi quello e si illuminerà, per farci sapere che ci sei. Forte, è di là. Qui? Sì, no, è tipo un pezzo di legno, mo? Sì. Tipo, boom. Esatto. Ma va? Ah, è vero. Oh. Brava, Angie. Un piano a metà. Raga, di qua, eh. Anche ragazzi, però se mi lasciate senza torce qua.
letto. Mamma mia, raga. Qui stiamo andando sopra, quindi stiamo attenti. Eh sì, al pavimento anche. Altre scale, e beh, si passa. Ah, queste vanno proprio nel sottotetto. Sì. Ma prima vediamo questo piano. C'è qualcuno qui? Ti va di comunicare con noi? Accendi questo strumento che ho in mano. Prendi energia da adesso. Ok ragazzi, stiamo continuando a esplorare il manicomio di Mombello. Tu come ti senti? Tranquilla. Tranquilla, raga, però veramente il K2 adesso sento un forte rumore prima al piano di sotto. Come se qualcosa fosse caduto per terra, però quando esatto. Siamo andati a controllare abbiamo provato con il K2, non è successo nulla. Esattamente, per il per ora il K2. E un'altra cosa, si aspetta la mia video, cioè il mio vero? Video, ma stavo riprendendo prima, quindi sì. Raga, è strano, cioè era accesa e si è spenta da sola. Proviamo, continuiamo ad andare avanti. Cos'è? Non ti registra più. Come non ti registra più? Non registra più. Prima avevo fatto partire il video, sì. La ripresa. Sì. La stavo guardando per spegnerla, per cambiare un'impostazione, era spenta e praticamente non, adesso guarda, rimane bloccata sul... si dice sull'icona del video, però se io clicco per farlo partire non va, si è frizzata completamente, e oltretutto non ho neanche più il menu delle impostazioni. Si è buggato. Ragazzi, la roba è strana. Comunque prima lei che si è però spenta la sembra, videocamera mi sembra sì molto strano anche a me. Finché uno potrebbe essere quella videocamera che va di matto, ma siamo in due adesso. Cacchiava, fammi provare. Non puoi spegnerla forzatamente e riaccenderla? Sì, si può togliere la batteria del tutto. Ti è mai successo una cosa? Ah. Senti per caso un'aria gelida vicino a te? Ah. Niente. Io un po' dietro la schiena, ma può essere il... Può essere che... Qua c'è una finestra. Che c'è qualcosa vicino a te che ti sta perturbando energia dall'attrezzo che hai in mano. Mi è successa una cosa simile anche a te con la tua videocamera. Sì, a me varie volte è successo tipo che parte lo zoom da solo, si fa avanti e indietro lo zoom, oppure si spegne la videocamera, la batteria che si scarica improvvisamente. Un po' di tutto anche. C'è qualcuno qui che vuole comunicare con noi? Vuoi far accendere questo strumento che ho in mano? Batteria. Batteria. No, ci posso credere. Batteria. Guarda. Un attimo fai era piena, ma guarda com'è. No, vabbè. Ma com'è che... Ci posso credere. È come nella cantina lì, dove sei andato te. Sì, 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 sì. Ma là proprio me l'aveva svuotata, qua un po' me l'ha lasciata. No, però nel senso che non segnava niente il K2. Sì, ma si vede che sta prendendo energia dagli strumenti, non dal... Cioè, però, dalle videocamere. Io ti ringrazio, ma ci sono i K2, no? Esatto. Usa quelli. Vediamo se parte adesso. Okay. Adesso è partito. Ragazzi, facciamo così, spengo la videocamera infrarossi e la mantengo un po' in vita fino ai sotterranei, perché la servirà. Sì, va. E per ora registrerò con l'altra videocamera che abbiamo a disposizione. Ok raga, ho fatto il cambio videocamera perché l'altra mi è morta completamente, quasi morta. Così all'improvviso. Oh, c'è un oh, spettacolo! Non c'era ancora passati? No. Allora il K2 ha dato qualche segno di vita? Uno, uno scattino. Uno scattino, mai niente. Fino al giallo. Ma niente. E sì, a lui gli si è imparata la GoPro all'improvviso e a me la batteria dell'altra videocamera è morta. A me sta morendo questa. Sì, vedi, ci ruba dalle videocamere. Però non interagisce con il K2, è strano questo. Aspetta, raga, facciamo una... Puoi far illuminare quello strumento che c'è lì?
Se c'è qualcuno, può passare vicino allo strumento appoggiato al muro o a quello che ho in mano io, per far accendere le luci, per farci capire che ci siete. Se c'è qualcuno che vuole comunicare con noi, che passi vicino a uno di questi due apparecchi, così che si accende, una luce. Stavi su questo letto? Eri ricoverato qui? Sì, se non c'è nessun segno, è anche inutile chiedere. No, mi sembra strano le cose delle videocamere. Del batterio, in effetti non fa neanche freddo e quindi non dovrebbero consumarsi rapidamente. C'è qualcuno in questa stanza? Sento Marco parlare. È lì. Niente Marco? Sì, si è accesa, è arrivato su fino al giallo. Ho fatto uno scatto su fino al giallo. Attenzione. Più uno o due secondi, mentre stavo riprendendo... Si è illuminato? Sì. Stavo guardando solo questo. E si è illuminato, è arrivato il giallo. È arrivato al giallo e si è spinta la batteria, si è spinta la... Ah, proprio toccata e fuga. Adesso l'ho riaccesa, no, è entrata. E anche me! Porca puttana! Mettiamo, si è spinta proprio. Si è spenta, sì. C'è qualcuno qui, bravo, continua così. Vuoi comunicare con noi? Prendi energia da questo strumento del filamento. Ragazzi, silenzio un attimo. C'è qualcuno qui? Tu dici, mentre guardavi quel disegno lì? Sì. Poi non penso che il disegno... No, vabbè, certo, magari la zona. No. Era più così. E anche adesso è più di nuovo qua. Minchia, raga, forte, ma... Sì, ma poi non ha fatto uno scatto a me continuava ad andare sul rosso, era potente. Sì, anche a me ha fatto una potenza. Qualche secondo. Puoi rifarlo, per favore? Sì, avvicinati a questi strumenti qua, così per illuminare le luci. Non ti facciamo del male, non abbiamo nessuna intenzione di farti del male. Che bello potente. Sì, bello, una bella scarica. Se sei ancora qui con noi, puoi rifare quello che hai fatto poco fa? Illuminare questi strumenti? Niente. Più sono. Oh. 22 30. Eccoti, sei qui. Ok. Raga, io non so voi, ma provo. Ah, guarda. Appena l'ho appoggiato qua. Oh, per ora a me è mai sul rosso così. No, neanche altre volte. Però due contemporaneamente, tutti e due così, e poi eravamo io da una parte della stanza e tu dall'altra. Esatto. Non era neanche un telefono vicino o qualcosa di wifi di cui no. No, li abbiamo tutti disattivati poi. Infatti, poi mi ha succhiato già la seconda volta che mi muore la batteria così. Adesso dice che carica. Se sei qui con noi,
Dici, ti diamo fastidio? Se la risposta è sì, fai accendere questi apparecchi. Avvicinati. Ti diamo fastidio? Vuoi che ce ne andiamo? Nessuna risposta. No, senti, noi continuiamo a farci il nostro giro. Se vuoi seguirci, se vuoi tenerci compagnia. Guarda, ma sei stato te, no? No. Cazzo, raga. Io non ho fatto proprio niente. Mi è morta la videocamera. Mi dice batteria scarica adesso. E si è spenta ancora la videocamera. Io adesso cambierò la batteria, vediamo se ancora si consuma così in fretta. Comunque, se sei tu a consumare la batteria, a risucchiare energia, o se ci vuoi seguire, sai come farcelo capire. Ti avvicini e noi capiamo che ci sei dalle luci che si accendono, va bene? Basta, non c'è più nessuna risposta. Però comunque tante anomalie qua in questa stanza. Sì, sì. Per ora è stata la più attiva. Se ci vuoi seguire, fallo pure, come ti ha detto Marco. Noi continuiamo il nostro giro. Provo a fare... Ragazzi, nella stanza in cui siamo stati poco fa, il K2 ha fatto un'attività che non ha mai fatto fino ad ora nelle nostre indagini, infatti... Io sono rimasta sorpresa. Spettacolo, no, molto soddisfatto. Io per adesso continuiamo il giro, anche perché ci aspettano ancora i sotterranei, ve lo ricordo. E niente, continuiamo. Ragazzi, stiamo cercando un'entrata per andare nei sotterranei del manicomio di Mondello, dove ci aspettano cunicoli buissimi, peggio che altro che qui. Quindi noi troviamo l'entrata e andiamo. Ok ragazzi, forse abbiamo trovato l'entrata per i sotterranei passando dal cortile del reparto. Che facciamo? Devo fare una foto. Ok, passo avanti, no? Importante aprirsi la bocca, ma ok raga, scendiamo. Siamo qua non attaccati per caso. In effetti c'è una puzza attaccata, mi serve la mascherina. Vabbè, andiamo. È spaventoso stare qua sotto. Stai chinatamo e stai verso sinistra che sono più alti i tubi. Che scale. Che la testa ma. Avete notato qui c'è la stanza murata? Sì. Stanza murata? Sì, anche dall'altra parte. Nell'altro edificio simmetrico c'è un corridoietto uguale che entra così. E c'è uno stanzino nuovo. Vero. Solo che di là avevano proprio murato, vedi, anche questa c'era una porta e sì, stato sì, murato. Sì. Stessa cosa che di là. Vedi, era una porta e perché? Ma evidentemente era proprio la struttura uguale. Sì, però non so perché il murarlo. Infatti. E poi riaperti.
Non ha tanto senso. Vai, dai, vai. Vai, dai. Vado io. Mamma mia, raga. Cioè, allucinante. Occhio. Sì, sì, sì. Nicolo? Cos'è che c'è? Stanzoni. Stanze sconosciute che non sapevo neanche che esistessero. Madonna. Raga, stanze inedite. Entrare là dentro è un po' difficile però. No, veramente. Vedi Dani. No, io vedo cosa c'è. No, io non ci... Ma Marco, cos'è la luce lì? Quale luce? Quella luce lì? Quale? Quale? Lì in fondo, è vero? Cioè, entra dal... Cos'è sta luce lì? C'è la luce? Che non l'avevo notata. Eh no, perché con... è vero. Che luce è? Qui ci sono delle scale, vediamo. Ci sono luci. Cazzo, però ci vuole andare, io vorrei. Ci sono luci lì, almeno, è acceso qua. Mamma, fino a prima di camera. Madonna, tu carne. Ah, addio. Dove te ne vai senza videocamera? Ah, giusto, scusa. Siamo sotto al serto. E essendo sotto al serto, è meglio evitare di farci sgamare. Ah. Siamo in terreno, zone proibite, raga, quindi. No, ma mi sa che, ragazzi, è usato sto posto qua. C'è luce tutto qua. Murato. Murato chiuso. No, forse di qua c'è. Murato. C'è un secchio. No, niente. Sotto scala, vedi? Sì, 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 sì. E qui è per andare se le scale portano il sopraffetto, quindi evitiamolo. Però non sapevo proprio. Però è interessante. Sì. Niente, sto posto è usato, c'è una scala che porta su, evidentemente di là c'è il guardiano. Perché c'è le luci dappertutto. Cioè, si sente proprio l'elettricità. Mo la videocamera, mi devi fare un favore. Ah, no, scusa. È uguale come se non la porta. L'altra parte, diciamo, qui qua, così, che con la le goccioline d'acqua da lui. Solo per voi. Piano, piano. È stretto. Ma il bagnetto la testa. Subito dopo si è illuminato il K2. Però poi guardato era tutto umido. Facciamo passare loro. Ok, raga, faccio il cambio videocamera, sono stanco. Ok, ragazzi, siamo usciti dai sotterranei. Qui c'è Angie. Adesso raggiungiamo loro che sono andati più avanti. E penso che mi sa che abbiamo concluso. Non lo so, perché forse ci stiamo dirigendo da un'altra parte o stiamo uscendo. Comunque, sensazioni. Io ho avuto dei brividi pazzeschi quando si è illuminato il K2 fino al rosso. Mai successo fino ad ora. Sì, è vero. Prima volta. Mentre nei sotterranei tranquillissimo, cioè nel senso abbiamo trovato... sotterranei, cioè almeno per me, sì, ok, tranquillo, però a un certo punto iniziava a fare caldo, non so. Sì, è vero, a me mancava il fiato proprio a livello d'ossigeno e... Era proprio il massimo stare sotto. Meno male che siamo usciti subito. Sì. Però abbiamo trovato una nuova stanza, murata, e appunto ci sono passato anche in mezzo, tanta roba. E nulla, ragazzi, adesso vediamo e... Tanta roba comunque, ragazzi. Mombello è veramente
sorprendente, poi è gigante. Ora acceleriamo il passo perché loro sono già andati un po' avanti. Sono molto più avanti, sì. Esatto. E nulla. Comunque no, mi sa che ci stiamo dirigendo a recuperare il computer di Two Speed, perché aveva lasciato il computer nel reparto per registrare gli EVP. E andiamo, ragazzi. Ok, ragazzi, rieccoci nel reparto, di uno dei reparti dell'ex manicomio di Mombello. K2 per ora stabile. Ragazzi, stiamo ripercorrendo le stesse strade di prima, infatti là c'è il cavallo dondolo, se vi ricordate. Ed ecco il computer. Ragazzi, abbiamo finito l'indagine per questa sera, è stato molto interessante perché le anomalie sono state veramente tantissime a livello di strumentazione e tutto, e nulla, ci vediamo alla prossima indagine. Salutate ragazzi, ciao, saluta Marco, oh yeah. Ciao ragazzi.